Ciao a tutti gli amici di AndroidBlog.it, oggi ci troviamo in compagnia del Mod Stargate N9800 prodotto da un'azienda italiana che si è appena immessa sul mercato della telefonia mobile. Andiamo ad effettuare l'unboxing di questo smartphone che si colloca sicuramente nel settore dei phablet e sicuramente riveste la parte del top di gamma nell'azienda Mod. Qui sopra vedete il terminale che richiama sicuramente il Note 2 di Samsung. Almeno per quanto riguarda il design, adesso vediamo insieme un po' il contenuto della confezione di vendita. Innanzitutto troviamo in regalo all'interno della scatola una bella flip cover che richiama la S-View sempre di Samsung con la piccola finestrella qui nella parte frontale e il marchio qui nella parte posteriore. Per gli accessori che troviamo in dotazione troviamo ovviamente le cuffie auricolari non in-ear, che ovviamente sono dotate anche del controllo per il volume e il microfono. Poi il solito cavo USB, micro USB per la ricarica e la connessione al computer, una seconda batteria qui sotto le varie pellicole, una seconda batteria, dicevamo, da 3800 mAh, non si sa se reali o non reali, che possono andare a sostituire quella già presente all'interno del dispositivo. Ovviamente poi è presente il caricabatterie con la presa USB per poter essere sfruttato anche con altri dispositivi. Ovviamente dotato di caricatore, o meglio adattatore europeo, per collegarsi ai nostri impianti elettrici. Qui invece troviamo nella parte finale il manuale completamente in lingua italiana per il primo avvio e le istruzioni per l'uso di questo dispositivo. Parlando un po' di specifiche tecniche, ci troviamo di fronte ad un dispositivo dotato di processore octa-core MediaTek 6592 con frequenze pari ad 1,7 GHz, un ampio schermo da 6 pollici con risoluzione 1280x720 pixel, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna espandibile con memoria microSD, fotocamera frontale da 5 megapixel, sensore per la luminosità, e adesso vedete qui le pagine che scorrono, visto che è dotato di sensore per i movimenti. Qui nella parte posteriore invece una fotocamera da 13 megapixel accompagnata da un flash LED, e qui nella parte bassa troviamo un altoparlante di sistema. Qui nella parte alta invece troviamo un jack da 3,5 mm per le cuffie, nella parte laterale sinistra il bilanciere del volume, mentre nella parte laterale destra il tasto di accensione, blocco e sblocco del dispositivo. Non sono presenti poi nella parte frontale i tasti fisici, bensì solamente quelli virtuali, ovviamente retroilluminati quando accendiamo il dispositivo. Per tutte le altre informazioni su questo dispositivo attendete la nostra recensione che sarà online fra pochissimi giorni.